Sono il presidente della provincia di Alessandria e siamo naturalmente confortati da questa presa di posizione così chiara e decisa. E forse vuol parlare anche per lei, assessore Alturi. Intanto ringrazio tutti i presenti, siete davvero tanti, ringrazio chi mi ha invitato, il sindaco di San Sebastiano Corone e l'associazione che ha organizzato questo momento, perché è un momento davvero importante e significativo su una scelta così devastante su questo territorio. Allora noi come regione ovviamente non siamo coinvolti direttamente nel procedimento. Il presidente Bussalino ha già ben espresso quelle che sono le linee, il lavoro che è stato portato avanti con tanti sindaci di questo territorio, le modalità, le criticità che si evincono dalla presentazione del soggetto proponente, che è un privato, al MASE, che è al Ministero dell'Ambiente, e quindi ovviamente la regione che cosa ha fatto? La regione politicamente, io sono assessore, ho qui una delega al turismo, no? È contraria a questo progetto, perché io ringrazio davvero tutti quelli che sono stati i contributi portati all'inizio di questo incontro, fondamentale perché voi, sindaci, imprenditori, ma soprattutto anche comunità, dovete essere informati e soprattutto capire come si sta svolgendo tutto questo procedimento sulla quale le istituzioni sono chiamate ad avere responsabilità. Io credo che la provincia l'abbia fatto, tanti sindaci qui presenti, amici che saluto, sono qui e sono allineati su quella che è la risposta. La regione ha ricevuto, che non è, come lo sottolineo, direttamente coinvolta, ma ci siamo sentiti attraverso il collega Marnati, che ha subito interloquito con il ministro Pichetto, che è il ministro delega all'ambiente, e gli uffici della regione Piemonte, ricevendo quello che era il progetto che entrava in questa pianificazione devastante di un territorio, ha risposto con una nota, e la nota io ve la sintetizzo brevemente, era quella soprattutto che andava ad incidere sulle opportunità o meno e le criticità di un'azione così devastante su queste valli. Guarda, io vi riporto quella che è anche un'azione politica, no? Che è stata più volte sottolineata anche dall'onorevole Molinari: giù le mani dalle valli, che hanno un valore naturale di crescita, ma soprattutto che tengono conto di quella che è l'attività degli imprenditori, di una crescita, scusate, che sulla quale soprattutto dal punto di vista turistico stiamo lavorando insieme in questi ultimi anni. È un lavoro che stiamo facendo grazie alle attività, alla disponibilità di tanti sindaci, quindi di tante amministrazioni, di quelle che sono le comunità montane, il GAL, di quello che è l'aiuto che viene dagli imprenditori, perché noi stiamo costruendo progetti di valorizzazione su quelli che sono i prodotti agricoli del nostro territorio, i vini, i formaggi, ma l'arte, la cultura. Allora, proprio in questa nota, io non so se ve la leggo ma ve la riassumo, è stato segnalato come questo progetto evidenzia delle criticità dal punto di vista del metodo, perché è un progetto proposto soprattutto dal privato che non ha ancora tenuto conto di tante dichiarazioni, ma soprattutto di intercettare quelle che sono le valutazioni di associazioni, di soggetti chiamati ad esprimersi. Quindi è incompleto. E quindi non può arrivare velocemente. Noi cercheremo di stopparlo per quello che possiamo fare, perché veramente andare, ed è stato comunicato durante quelli che sono stati gli interventi che mi hanno preceduto, no? E soprattutto anche ci sono altre fonti alternative, ha detto bene,
Enrico Bussalino, noi non siamo contro quelle che sono, come dire, la ricerca di fonti alternative che vadano ad abbattere assolutamente quello che è il problema dell'ambiente e dell'inquinamento, però ci bisogna anche valutare, e soprattutto in questo progetto manca quello che è un piano di costi e benefici. Questo non ce l'abbiamo, e questo è un altro aspetto davvero che evidenzia una criticità non da poco per un territorio che inizia adesso a crescere. Teniamo conto anche di tutti i valori culturali. Noi abbiamo un patrimonio culturale che, grazie ai tanti progetti che tanti di voi state, diciamo, seguendo e portate avanti anche sotto l'egida della regione, no? Cioè, o quello che è anche il lavoro che si sta facendo con l'agenzia di promozione locale, Calexala, no? Quindi tutti risultati e piccoli passi che andrebbero persi. Che cosa posso fare? Assolutamente, qualcuno ha chiesto, ma su quello che è, diciamo, in conferenza Stato-Regioni, aspetto di quello che poi era preso in visione dell'Atlantico, cosiddetto, no? Noi ci muoveremo. Io ovviamente solleciterò il mio collega, l'assessore all'ambiente, che ha delega a partecipare in, diciamo, all'interno di quella commissione, e faremo di tutto, ma perché siamo convinti, per non fare partire questo progetto. La volontà c'è la volontà politica, ma c'è anche la testa e il buon senso. Grazie davvero al nostro...